Buonasera e bentornati con Prometeo. Iniziamo insieme questa nuova settimana dopo un weekend di estrema instabilità dal punto di vista meteorologico, con allagamenti e forte pioggia che ha colpito soprattutto il centro-nord, e vedremo il maltempo dove è diretto e quali saranno le zone maggiormente colpite. Sono davvero tante le notizie di oggi, guardiamole insieme, iniziamo con il sommario. Nella giornata di domani tempo in miglioramento sulla nostra penisola, eccetto qualche breve acquazzone al sud. Tra mercoledì e venerdì, nuovo rinforzo dell'alta pressione, con tempo buono ma clima fresco al nord e lungo le Adriatiche. Utilizzando 20 anni di dati satellitari, si è potuto osservare come Venezia stia lentamente affondando. La città perde 1 millimetro all'anno a causa del cedimento del suolo e altrettanto per l'innalzamento del livello del mare. Arrivano dall'Europa alcune ecosoluzioni per far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Le più innovative? Sicuramente le scatole magiche per far crescere piante in zone aride e i tunnel di drenaggio per l'acqua prodotta dallo scioglimento dei ghiacci. Al via domani il Salone della Corporate Social Responsibility, un evento dedicato all'impegno delle imprese nei confronti dell'ambiente. Ma in tempo di crisi c'è futuro per la sostenibilità? Ne parliamo con Rossella Sobrero. E dunque è arrivato l'autunno, le temperature non supereranno i 20 gradi in Valpadana, le temperature invece stanno calando per quanto riguarda il sud Italia, perché il maltempo lì sta arrivando proprio in questi minuti. Diamo spazio alla meteorologia immediatamente collegandoci con il nostro meteorologo Nikos Chiodetto per gli ultimi aggiornamenti. A te Nikos, buonasera. Ciao Serena, un buon pomeriggio a tutti quanti. Intanto facciamo un piccolo passo indietro, perché nella giornata di ieri forti temporali hanno interessato il centro-nord, specialmente Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, con veri e propri nubifragi in poche ore accumulati anche fino a 90-120 mm di pioggia. In queste ore interessato soprattutto il Basso Lazio e le zone interne del Basso Tirreno, con anche qui forti rovesci di pioggia e anche alcuni allagamenti segnalati in particolar modo sul Salernitano. Vediamo con l'aiuto del satellite proprio la situazione. Guardate i forti temporali che in queste ore si stanno concentrando sulle regioni meridionali, mentre nubi interessano il nord Italia, ma fortunatamente senza precipitazione. Il clima però è piuttosto fresco, quest'oggi valori non oltre i 18-20 gradi. Alta pressione invece sulla Francia e sulla Germania, con tempo più stabile. Vediamo quindi la situazione per la giornata di domani, perché il tempo al nord Italia migliorerà, anche se i cieli vedranno ancora qualche nube di passaggio, in particolar modo sulle alte pianure e sui settori alpini. Proprio durante il pomeriggio abbiamo segnalato la possibilità di qualche precipitazione tra le Dolomiti Venete e il Trentino Alto Adige. Guardate anche le temperature, non oltre i 21-23 gradi. Cosa succederà al centro Italia? Perché anche qui la situazione migliorerà, quindi non vi sarà il rischio di temporali, a parte qualche addensamento durante il pomeriggio sull'Appennino centrale. Qualche nube, attenzione, ancora insisterà sul litorale adriatico, ma senza rischio di precipitazioni. Qui clima piuttosto fresco, con valori non oltre i 22 gradi. Un po' più mite invece sulle coste, guardate, del Lazio, dove vi saranno anche maggiori schiarite, con valori termici fino ai 25 gradi. Cosa succederà al sud Italia? Perché ancora un po' di instabilità interesserà le zone interne della Puglia, così come anche la Calabria tirrenica, con qualche acquazzone. Nubi sparse anche altrove, con clima piuttosto fresco, valori che difficilmente supereranno i 22-25 gradi per venti moderati di maestrale. E infine le due isole maggiori, perché ancora qualche e goccia di pioggia interesserà la Sicilia tirrenica, anche qui per venti che saranno moderati da nord-ovest, un po' meglio invece sulle rimanenti zone. Bel tempo invece sulla Sardegna, quindi un netto miglioramento, con temperature fino a 26-27 gradi. Grazie Nikos, innanzitutto invito tutti quanti a visitare il nostro sito internet clasmeteo.com. Adesso però rimaniamo collegati con te, perché situazione difficile in Vietnam a causa del tifone Vupit. Cosa sta succedendo? Sì, è proprio così, purtroppo l'Asia orientale continua a essere interessata dal maltempo. Un nuovo tifone di categoria 1 sta interessando proprio in queste ore il Vietnam, possiamo vedere anche le immagini. Al momento, nella giornata di ieri, si scontano 70 persone che sono disperse proprio sulla mare di Cina a causa di un nubifragio che ha interessato 3 imbarcazioni da pesca. Nelle prossime ore, come abbiamo detto, interesserà il Vietnam e anche la Thailandia, dove sono state evacuate ben 140.000 persone, perché è alto il rischio di nubifragi, quindi di dissesto idrogeologico. Il tifone si muove verso ovest a una velocità di poco inferiore ai 30 km orari e presenta venti al suo interno fino a 130 km orari, ma con raffiche che sfiorano anche i 180
80 km/h. Sempre sul Pacifico si sta monitorando un'altra intensa depressione che nei prossimi giorni si avvicinerà al Giappone orientale, quindi saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti di cronaca. Quando le persone si mettono insieme hanno la forza di cambiare il mondo ed è proprio questo lo spirito con cui oltre 6.000 volontari in tutta Italia, metà della quale sono studenti, sono scesi in campo per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica scorsi, per ripulire dai rifiuti e rottami ben 4.000 località nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo organizzata da Lega Ambiente che si è conclusa proprio ieri. Nei 1.700 comuni dove si sono attivati i volontari durante i 3 giorni dell'iniziativa sono stati raccolti rottami di ogni genere, dai materassi ai mobili, dalle carcasse e degli elettrodomestici ai contenitori in plastica. Cuore centrale di questa 21esima edizione dell'iniziativa, nata nel 1989 in Australia, si chiama Clean Up the World e portata poi in Italia nel 1993 da Lega Ambiente, è stata quest'anno la Terra dei Fuochi, l'area compresa tra le province di Napoli e Caserta, segnata dall'ecomafia. Una grande partecipazione, rivela Lega Ambiente, è arrivata in particolare dalle città di Succivo a Caserta, dove i volontari hanno tra l'altro ripulito l'aria intorno al casale di Teverolaccio e questo sicuramente è un segnale davvero importante, soprattutto da dare alla politica, perché quando ci si mette insieme e ci si organizza si riescono a fare cose davvero eccezionali. A proposito di cose eccezionali, ci sono delle novità che arrivano dall'Europa e riguardano delle ecosoluzioni che ci serviranno in futuro, ma in realtà ci servono anche adesso, tutt'oggi, per proteggerci e difenderci dai cambiamenti climatici. Si parla di tunnel di drenaggio per l'acqua che arriva dallo scioglimento dei ghiacciai, scatole magiche dove far crescere alberi in zone aride, giardini della pioggia. Sono queste alcune delle ecosoluzioni già messe in pratica in Europa per far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici che, secondo il 5° rapporto ONU sul clima, presentato a Stoccolma la scorsa settimana, sono ormai una certezza e per il 95% colpa dell'uomo. A scattare una fotografia dei casi concreti realizzati soprattutto in partnership fra pubblico e privato è il libro di ispirazione sull'adattamento che avete visto in sovraimpressione del progetto europeo Circle 2. L'Italia potrebbe copiare alcuni progetti pionieri dei vicini per affrontare l'aumento delle temperature, ma anche quelli antialluvioni del nord Europa. Ma vediamo insieme alcuni dei progetti che sono già stati attuati, partendo da quello che è stato battezzato Deserti Verdi, il progetto che ha deciso di piantare ben 55.000 alberelli in 5 zone aride del nord della Spagna senza irrigazione, ma utilizzando queste che vedete proprio qui dalla grafica water box, è così che si chiamano, cioè delle scatole che catturano l'acqua piovana e quella di condensazione senza farle evaporare per poi distribuirla gradualmente alle piante. Passiamo a un altro progetto che abbiamo scelto per voi, perché nel mirino delle alluvioni e innalzamento del livello del mare è stata creata una nuova area umida e un lago dove confluisce l'acqua in caso di necessità. Questa è una vera e propria soluzione, è quella che ha scelto Aarhus in Danimarca, dove ad agosto del 2012 c'è stata una bufera storica che ha danneggiato ben 50 case, ma sarebbero state centinaia se non fosse stato creato proprio questo lago che vedete, si chiama Ega Engso. Passiamo al terzo progetto, si parla di un micro progetto in realtà, perché sono i giardini della pioggia, sono stati battezzati in questo modo e sono presenti nella città norvegese di Trondheim, sono efficaci mezzi antialluvione, sembrano comuni giardini che attirano uccelli e farfalle, ma in realtà non lo sono perché impiegano strati diversi di terreno e drenano l'acqua altrove in caso di forti piogge. Venite a visitarci nella nostra pagina di Facebook se avete altre curiosità anche sugli altri progetti, ci trovate lì, potete scriverci direttamente in bacheca. Adesso ultime novità invece che arrivano da Google, in particolare da Google Street View, perché ha deciso di aiutarci nel visitare il laboratorio di fisica più grande del mondo. Andiamo nel CERN con Google, guardiamo. Anche Google fiuta i Nobel e fa visita a uno dei luoghi simbolo nel campo della fisica, i laboratori del CERN in Svizzera, dove poco più di un anno fa è stato scoperto il bosone di Higgs. Il laboratorio di fisica delle particelle si è anch'esso aggiudicato un posto tra le mappe fotografiche di Google.
Il lavoro è iniziato 2 anni fa grazie ad un accordo con i membri del team di Street View della vicina sede di Google di Zurigo. È stato così possibile fotografare il laboratorio di fisica più grande al mondo realizzando scatti sorprendenti. Centri di controllo e lunghissimi tunnel sotterranei che ospitano ricerche all'avanguardia oggi sono alla portata di tutti in qualsiasi parte del mondo. E continuiamo con i progressi tecnologici perché come sempre ci aiutano ad aumentare la qualità della vita e non solo anche la nostra sicurezza. Ultime novità arrivano da ricercatori italiani con i sensori di movimento. Ormai universalmente presenti all'interno degli smartphone sono quelli usati per esempio per cambiare in orizzontale o verticale l'assetto dello schermo. Si potrebbe creare, pensate, una rete capillare a basso costo che raccolga informazioni sugli eventi sismici. Queste sono le conclusioni alle quali sono arrivati 2 ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, ne parliamo tanto, si chiamano Antonino D'Alessandro e Giuseppe D'Anna. I cellulari delle ultime generazioni utilizzano una tecnologia sviluppata negli anni 90 chiamata Micro Electro Mechanical System. Si tratta di accelerometri utilizzati all'inizio nel settore degli airbag e adesso si trovano anche nelle console dei videogiochi. I ricercatori hanno utilizzato un particolare modello molto sensibile di questo sensore a basso costo per creare una rete capillare di segnalatori di movimento. I test eseguiti hanno mostrato come l'accelerometro prodotto dalla STM Electronics di Catania sia in grado di registrare fedelmente terremoti di moderata forte magnitudo. Le prove sono state realizzate confrontando i dati acquisiti dall'accelerometro con quelli di tipo professionale del valore di diverse migliaia di euro, comunemente utilizzati in campo sismologico per il monitoraggio dei forti terremoti, e i risultati sono stati strabilianti. La capacità del minuscolo sensore nel registrare forti accelerazioni è stata quasi identica a quelle dell'accelerometro professionale e quindi saranno molti i vantaggi che in seguito riusciremo a catturare dall'utilizzo di questa nuova tecnologia. E comunque contatteremo l'INGV per parlare proprio con coloro che hanno avuto l'idea, così approfondiremo durante una prossima puntata di Prometeo questo tema così interessante. Adesso invece ultime notizie dallo spazio. Ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, la capsula Cygnus ha avuto qualche difficoltà ad ancorarsi alla Stazione Spaziale Internazionale, però finalmente la missione è compiuta perché la capsula Cygnus è stata agganciata all'ISS al termine di una manovra condotta dal nostro astronauta Luca Parmitano. Dopo averla afferrata con il braccio robotico della stazione orbitale, Parmitano ha guidato la capsula fino a farla attaccare dolcemente al nodo 2 della stazione spaziale e in anticipo tra l'altro sull'orario previsto. Costruita in Italia, questa capsula che vedete proprio ora negli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space è stata lanciata il 18 settembre dalla base della NASA di Wallops Island. La capsula dell'azienda americana Orbital Space ha compiuto la sua prima missione dimostrativa, trasportando sulla stazione spaziale circa 700 kg di materiale tra cibo, vestiario ed esperimenti destinati a 6 astronauti attualmente a bordo. Inizialmente era prevista per il 22 settembre, l'abbiamo detto, la manovra di aggancio era stata rinviata a causa di un problema di comunicazione dovuta ad un guasto del sistema GPS. Poi è stata necessaria un'ulteriore attesa per consentire l'aggancio della navetta russa Soyuz con i 3 astronauti che sono presenti a bordo. Insomma, c'è tantissimo traffico tra il pianeta Terra e la Stazione Spaziale Internazionale, ma continueremo a seguire tutte le vicende qui insieme a Prometeo. Adesso invece ci colleghiamo con il nostro meteorologo Nico Schiodetto, perché a proposito di dati satellitari, se ho capito bene, questi ci stanno aiutando anche a capire qual è il problema della subsidenza nella nostra bellissima città di Venezia. Te, Nikos. Sì, è proprio così, purtroppo continuano ad arrivare dati allarmanti per la città di Venezia, infatti continua ad affondare. Negli ultimi 100 anni infatti è affondata di ben 25 centimetri, quindi una media di 2,5 mm. Tutto questo grazie ai dati satellitari continui da oltre 20 anni. Possiamo infatti vedere con l'aiuto del filmato. È stato un recente studio che è stato pubblicato anche su Scientific Report e ha messo in evidenza tutti i movimenti della città veneta con una
risoluzione senza precedenti di ben 3 metri. Il monitoraggio è stato realizzato tenendo sotto controllo 400.000 punti della città contemporaneamente. Come possiamo ben vedere dal video, vi sono delle zone che affondano e sono segnate con il color rosso, mentre zone che si sollevano e segnate con il colore blu. In genere, comunque, possiamo vedere che il colore predominante è quello rosso, in particolar modo vicino ai canali e a Piazza San Marco. Insomma, tenendo conto che Piazza San Marco si trova solamente a 90 cm di altezza sul livello del mare, questa zona è veramente a rischio in futuro. Il suolo della Laguna Veneta, infatti, sappiamo che poggia su terreno molto morbido che si è formato nel corso dei secoli grazie ai sedimenti portati dai grandi fiumi, quindi si tratta di terreni sabbiosi e limosi. Una soluzione vi è, infatti si continuano a inserire dei macropali di 7-8 metri di profondità nei quali vengono iniettate resine e cemento per consolidare il terreno. Sarà comunque fondamentale nei prossimi anni limitare l'attività delle imbarcazioni perché creano numeroso moto ondoso e quindi vi è un'instabilità del terreno. Continuate così a condividere con noi il vostro materiale, foto e video, perché poi il materiale più bello lo vedremo insieme qui in diretta TV a Prometeo. Poi mandateci un audio messaggio se avete una domanda, insieme cercheremo la risposta con l'aiuto degli esperti. Il numero è questo, 328-802-8003. Noi vi aspettiamo, adesso qualche secondo di pubblicità, poi continuiamo con gli approfondimenti. State con noi.